Ciao amici di All Frontiers, ci troviamo in Germania, a Livoix, allo stand della Pulsar. Tra i tantissimi prodotti che la Pulsar ha presentato quest'anno, sono oltre 15, ne abbiamo scelti 4. Due sono dei cannocchiali, uno è un monoculare e per ultimo abbiamo lasciato una vera chicca. Ma cominciamo subito con il primo prodotto. Si tratta dell'XP50 Pro. Si chiama Pro perché il Thermion XP Pro integra un laser rangefinder con una possibilità di misurazione di circa 1000 metri. Chiaramente questo prodotto sarà anche disponibile con il nuovo sensore XG, che praticamente è un 640x480 con una sensibilità di produzione Linrad e che quindi potrà essere acquistato anche in Europa. Prima non era possibile perché era prodotto dalla Raytheon. Adesso invece passiamo a un altro prodotto particolarmente interessante. Questo è stato presentato allo SHOT Show di quest'anno, è il Talion. Si tratta di un cannocchiale che non ha più il form factor di un cannocchiale diurno, ma è stato progettato per dare le migliori prestazioni sul campo per i cacciatori. La possibilità quindi di avere l'allineamento immediato per l'azzeramento della messa a fuoco, la possibilità di aprire con estrema facilità il contenitore della batteria, che quindi praticamente è facilissima da sostituire, e in più il fatto di essere particolarmente compatto. Come novità abbiamo anche la nuova serie di cannocchiali di monoculari della serie Axion, che si arricchiscono di un modello con il misuratore laser, che a differenza del precedente modello, a parte l'utilizzo del nuovo sensore XG, che utilizza delle celle molto più piccole del sensore con una sensibilità migliorata e anche un ingrandimento migliorato, ha la possibilità di avere tutte le prestazioni della registrazione e del wifi per l'interfacciamento con gli smart app come lo Stream Vision. In più ha un misuratore laser sempre con le stesse caratteristiche, circa 1000 metri di misurazione, e una nuova lente da 35 mm. Ma per ultimo parliamo del Merger. Il Merger è un binocolo dotato di misuratore laser integrato. La prima lente praticamente è la lente dell'obiettivo al germanio per il sensore termico, e la seconda lente in realtà integra il misuratore laser. Quello che lo contraddistingue è la sua forma assolutamente ispirata a un binocolo prismatico tradizionale, che segue di fatto il trend di Pulsar di utilizzare dei form factor, cioè dei fattori di forma tradizionali, per meglio integrarsi nelle attrezzature del cacciatore, che chiaramente non vuole far vedere troppo che ha un apparecchio optronico. Le caratteristiche di questo prodotto sono di altissimo livello. Utilizza infatti l'XP50 LRF, utilizza un sensore da 640x480 con un pixel pitch di 17 nanometri contro i 12 micrometri della serie XG. Il costo di questo apparecchio è comparabile con il vecchio binocolo della Pulsar. Continuate a seguirci su allforhunters.com e fateci sapere cosa pensate dei prodotti della Pulsar.